Buonasera a tutti, sono Federico Ponti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Teco S.p.A. San Marco. Noi progettiamo e costruiamo apparecchiature elettroniche. La nostra vicenda che vengo a raccontare inizia nel 2006, quando abbiamo avuto l'idea di cercare un nuovo sito per costruire il nuovo capannone, cioè l'allargamento del capannone che avevamo. Forti di un'esperienza e di una conoscenza in campo di energie rinnovabili abbastanza importante, e abbiamo messo in rete un bando fra i 20 più grossi prefabbricatori edili in Italia, mettendo a tema non un aspetto di tipo economico, ma un aspetto di tipo tecnico. Noi eravamo certi che si poteva realizzare un capannone con un coefficiente di isolamento medio totale di 0,25. Assolutamente una sfida, però sapevamo che era possibile, quindi abbiamo chiamato questi signori a questa sfida. Dopo vari mesi di confronti tecnici, alla fine si sono resi tutti. Si sono resi per varie motivazioni. Prima fra tutte quella di tipo commerciale. La sintesi ce l'ha data il direttore di una delle più grosse imprese di prefabbricazioni che è in Emilia Romagna, dicendo: noi abbiamo 7 anni di capannoni da costruire in deroga alla legge, quindi a noi non interessa questa sfida perché comporterebbe una conversione aziendale talmente importante che i nostri tecnici non sono in grado di affrontare, per cui non continueremo così. Quello ho detto, dico, bene, dico, fino adesso avete dettato legge voi, nel senso che i costruttori hanno imposto il modo di costruire. Spero che in un futuro, con esperienze come le nostre, saranno i fruitori, cioè le imprese, a chiedervi qualcosa che voi non siete in grado di fare. E finita questo tentativo andato a vuoto di ricerca di un partner per quanto riguarda la costruzione, pensavamo di non riuscire a trovare nulla. Non siamo riusciti a trovare nulla neanche in territori in cui viene pubblicizzata una capacità di costruire in maniera ecologica piuttosto importante, cioè in Trentino, perché in realtà le possibilità di arrivare a certi coefficienti ci avevano, ma con delle costruzioni improponibile. A questo punto, in ambito, cioè, durante un incontro, un convegno di un'industria, ho avuto la fortuna di incontrare l'ingegner Lazzari, che aveva appena costituito questo consorzio con la potenzialità di realizzare cose che noi avevamo già in testa, che avevamo già in animo di fare. Abbiamo trovato il connubio e siamo partiti con questa sfida. E una sfida che è arrivata al suo apice nell'aprile del 2008 con l'inaugurazione, con la quale abbiamo dimostrato a tutti quelli che erano contrari che il progetto era possibile e quindi si riusciva a fare. Un anno dopo abbiamo fatto un altro convegno, sempre nello stesso periodo, per dimostrare che quello che era possibile fare funzionava e funzionava bene. E dopo 2 anni abbiamo fatto il terzo convegno per dimostrare che, oltre che funzionare bene, funziona bene anche da un punto di vista economico, nel senso che con un progetto coerente, e sottolineo coerente, si riesce con un massimo 20% di spese in più rispetto ad una costruzione convenzionale, ottenere dei risparmi incredibili. Cioè, noi abbiamo un 35% di risparmio energetico. Il nostro capannone è autosufficiente dal punto di vista energetico. Può interessare o non interessare, per noi era importante che avesse una valenza anche di tipo ambientale. E questo ce l'ha tutto, perché non usa fonti rinnovabili, usa solamente fonti rinnovabili, e appunto con una spesa di poco superiore si è ottenuto questo risultato.
cose che non è stato detto, all'interno c'è anche un sistema di riutilizzo di tutte le energie prodotte in eccesso che vengono reimmesse nell'ambiente una volta filtrate, perché l'ambiente è in un equilibrio sia per temperatura che umidità tutto il periodo dell'anno. Da un punto di vista abitativo è estremamente gradevole, perché non ha gli aspetti negativi di tutti gli altri sistemi di raffrescamento e riscaldamento, e quindi anche chi opera all'interno ha dei notevoli vantaggi. Penso che noi siamo a disposizione di tutti gli imprenditori per dimostrare la valenza di questi progetti. Siamo a disposizione anche per eventuali amministrazioni pubbliche che volessero affrontare queste tematiche, perché riteniamo che sia importantissimo per l'imprenditore affrontare in questa maniera la sfida energetica, andando a contrastare quello che è stato raccontato fino all'altro giorno soprattutto dai costruttori, che dicevano che non rendeva, costava tanto e alla fine i risultati erano pochi. Ciliegina sulla torta, questo funziona nonostante noi non abbiamo ricevuto il contributo famoso del 55%, perché alcune amministrazioni pubbliche, per evitare di perdere gli oneri costruttivi, un progetto del genere, che tecnicamente sarebbe una ristrutturazione, viene fatto passare con una costruzione ex novo. Questo ti taglia le gambe, perché il 55% non lo prendi, però funzionano spesso, perché noi il nostro payback lo raggiungeremo a 4 anni contro normalmente quello che viene detto fra i 10 e i 12 anni. Thank you.